Ciao ragazzi, come state? Oggi sono tornata con un altro video, come al solito diverso da quelli che ho fatto in precedenza, ma questa volta volevo farvi vedere tutte le cose che ho comprato in questo periodo. Ne ho comprate davvero troppe, infatti avevo pensato di fare dei video staccati, di fare più video, perché sennò presumo che questo video durerebbe un'ora, se non di più. Quindi gentilmente fatemi sapere nei commenti se volete vedere i video perché magari non ve ne frega niente, però secondo me potrebbe essere una cosa interessante. E diciamo che ho comprato un po' di tutto, sono passata magari dai vestiti ai trucchi, agli accessori, a veramente tante cose. Quindi, appunto, come vi ho detto, volevo fare dei video, più video, perché secondo me il video sarebbe... Ho detto video 100 volte, quindi siccome ho comprato tanta roba e veramente non so più dove metterla, perché adesso vi farò vedere dove l'ho collocata, per terra, dentro l'armadio, devo ancora aprire metà delle cose perché ovviamente vi volevo fare appunto il video facendovi vedere tutte le cose di Zara, che ne so, esempio, tutte le cose di Stradivarius, Bershka, eccetera, eccetera. E quindi ce li ho ancora dentro i sacchetti. Adesso vi farò vedere cosa ho dentro l'armadio e prenderete veramente paura. Ah, volevo aprire una parentesi su questi due prodotti perché sono i miei prodotti preferiti in questo periodo. Di tantissimo tempo, a dire il vero, che finalmente però li ho finiti perché... Cioè, veramente non lo so, mi sono durati più o meno 2-3 anni. Cioè, non lo so se sono io che uso i prodotti veramente con calma, senza spruzzarne troppo, senza usarne troppo, senza esagerare, però sinceramente mi sono durati tanto. Allora, mi sono stati entrambi regalati da nessuna azienda, tranquilli, da due ragazze, da due mie amiche. Allora, questa è... Vabbè, qua dice crema capillare, però in realtà è un balsamo per i capelli. Sono trovata veramente da Dio perché quando andavo appunto a mettermi lo shampoo e poi andavo a risciacquare, usavo il balsamo ovviamente dopo lo shampoo e questo mi rendeva i capelli super lisci, super morbidi, una cosa, vi giuro ragazzi, incredibile, non avevo mai provato un balsamo più buono di questo. E aspetta, vi faccio vedere, questa è la marca, che non so come si legga, Derb, beh in ogni caso si scrive Derbe. E niente, è un super balsamo nutriente e ristrutturante. Ve lo giuro comunque, ragazzi, io non ho mai provato un balsamo più buono di questo. E purtroppo l'ho finito, quindi dovrò andarlo a ricomprare se appunto c'è di nuovo, se c'è ancora nei negozi. E poi il secondo prodotto è questo qui, che mi è sempre stato regalato da una mia amica, ed è della Collestar. Non so se si pronuncia così. Boh. E comunque, cioè, io veramente non ho mai provato un deodorante più buono di questo. Cioè, lo usavo comunque anche come profumo perché aveva talmente tanto un profumo buonissimo. Qua c'è scritto, vabbè, con oli essenziali ed estratti di mandorla, che... Non lo so, è buonissimo, cioè da usare anche come profumo rinfrescante al massimo e mi sono proprio trovata bene, sinceramente, quindi anche questo ve lo consiglio. Magari mi metto, vediamo se riesce a mettere a fuoco. Eccolo qui. Questo comunque è il nome. Ok, questa è la situazione del mio armadio. Vabbè, la parte sopra io... Aia! La parte sopra è un casino perché ovviamente ho 100 vestiti, come potete vedere, e vabbè. Poi la situazione del secondo ripiano è questa. Allora, ho una borsa da farvi vedere di Perlier, quindi di shampoo, creme, eccetera, eccetera. Poi qui ho The Zenith, qui sotto ho
Pinky, mi sembra. Qui ho Carpisa e ci sarà una borsetta molto molto carina. Qui ho Mango. Qui dentro ho invece un ordine che ho fatto online di Shane, o Shane, non so come si pronunci. Vabbè, qua ho un paio di scarpe, ma vabbè. Qua ho preso delle fila. Qua invece ho pitarello, ho preso un paio di tacchi. E questa è la cosa per terra, perché ovviamente non ci sta più dentro l'armadio. Qui abbiamo Zara. Poi abbiamo Mango di nuovo, Bershka. E sotto abbiamo Stradivarius. La situazione invece da quest'altra parte è un casino lo stesso. Guardate che roba, cioè io veramente non so più cosa fare. E appunto aspettavo di fare questi video per mettere tutto in ordine. Questo è un sacchettone di nuovo di Shane, o Shin di nuovo, non so come si pronunci. Qua non ho Kiko, ma ho un sacco di pacchettini di Wish che ho provato a comprare delle cose per vedere appunto se i prezzi che hanno sono veritieri, diciamo, se vale la pena comprare le cose a 1 euro, 2 euro, eccetera, eccetera. E mi sono dimenticata di dirvi che da questa parte avevo anche una borsa di trucchi, quindi vi farò vedere anche quelli. Dopodiché vi farò anche vedere cosa ho preso quando sono stata a Londra, quando ho vissuto a Londra, diciamo. Ho preso questa cosa qui, questo brand qui, se mette a fuoco, grazie. E qui ci sono praticamente, vediamo se riesco a farvi vedere, tre, diciamo, cioccolate con tre ovviamente gusti diversi. Questo è tipo il caramello, questa invece è una cioccolata bianca e questa è una cioccolata all'arancia, diciamo. E queste due invece sono due maschere viso. Quindi nei prossimi video vi farò vedere anche tutte le cose che ho comprato quando ero a Londra. Stavo cadendo. Ok ragazzi, allora io penso di avervi fatto vedere più o meno tutto. Mi mancano ancora delle cose, ma siccome le ho sparse praticamente per tutta la camera non mi ricordo più dove le ho messe, quindi devo cercarle piano piano tutte quante e poi ve le faccio vedere nel prossimo video. Mancano praticamente degli accessori, perché ho comprato un sacco di collane, braccialetti, anelli e mollettine, insomma veramente troppe cose. E fatemi sapere appunto nei commenti se li volete vedere questi video, perché così allora in questi giorni riuscirò piano piano a registrarli tutti quanti. E quindi noi ci rivedremo molto molto presto nel prossimo video. Mi raccomando ragazzi, state connessi. Ciao! E quindi ci rivedremo molto molto presto. Sinonimo di video? Non c'è. Ho perso il discorso. È veramente difficile, eh?